Ti ho visto suonare, Jimi Hendrix. Sei davvero forte. Allora, ti piace Londra? Dei bei locali. Bei locali, E dove sono questi bei locali? Ho suonato allo Scotch, ho suonato al Bag of Nails l'altra sera. C'era bella gente lì. Ah, sì? Sì. Qui c'è un rapporto diverso con la musica rispetto all'America. In America è ancora... è tutto molto settoriale in America. C'è un locale per un genere musicale, un altro locale per un altro genere, e se provi a mescolarli finisci per stare antipatico a qualcuno. E qui sei molto più libero di suonare, mi piace. Sì, mi piace un sacco. Qui ti lasciano fare tutto quello che vuoi, tutto, quando vuoi. Ti lasciano, hai detto? Sì. Scusa, ma hai detto che qui sei libero di suonare? Se sei libero, nessuno ti lascia fare qualcosa. Lo fai e basta. Non c'è niente nel cassetto. Sono in quel cavolo di cassetto, cercali. Ma come si dice, buon per te. Sei venuto qui, stai bene. A nome dell'Inghilterra, a nome dell'Inghilterra nera, benvenuto. Grazie. Forse non hai ancora avuto occasione di vedere l'Inghilterra nera. Brixton, Notting Hill. Io non dividerei l'Inghilterra in bianca e nera. Ma le cose stanno così. Sono loro che la dividono. Forse nessuno ti ha ancora rotto le scatole. Ho letto cosa scrivono i giornali della tua musica. Selvaggia, tribale, violenta. Sono parole. Sono solo parole. Io non me la prendo mica per quello che scrivono. Ma non usano quelle parole per Jeff Beck o Eric Clapton? Se sono loro a suonare il blues, allora va bene. Se invece lo suoni tu, sei un nero, violento, da disprezzare. Grazie. L'Inghilterra è diversa dall'America. I nostri problemi razziali sono più sottili. Questa nuova Inghilterra è stata costruita sulla Windrush. La conosci? Sai cos'è la Windrush? Non l'ho mai sentita. Dopo la guerra, Jimmy, la gente dei Caraibi, la gente delle Indie occidentali, è stata attratta in Inghilterra con l'inganno. Mi segui? C'erano manifesti da tutte le parti, con offerte di lavoro. Venite, venite, lavorate per una vita migliore. Erano delle possibilità. Sì, solo che le possibilità non c'erano. Niente case e paghe da fame. C'è un sistema classista qui. A Notting Hill, per esempio. Lavoravano, ma niente. Quei teddy boy hanno fottuto i neri. Niente vita migliore. Sì, ma oggi è difficile per tutti, ovunque, giusto? Le persone sono solo persone, sono come gli animali. E gli animali sono sempre animali. Si grattano il naso, si grattano il culo. Gli animali sono animali, sì. E per gli animali tu sarai sempre... Guarda, te lo dico da fratello a fratello. Per loro non sarai altro che una curiosità. La verità è questa. Loro non ti lasciano salire sul palco. Loro vogliono il negro elettrico sul palco. Così mi fai male. Te la fai con quei ragazzini bianchi. Ma sono i neri qui che hanno un grande bisogno di ispirazione. Ispirazione? Che c'è? Io non voglio essere quello che dici. Potresti essere un simbolo. Senti, non ti capisco. Di che cosa stai parlando? Potresti essere un simbolo. Io suono la chitarra. Suonala per la tua gente. La mia gente? Tutti sono la mia gente. Che cosa? Tutti, fino all'ultimo, sono la mia gente. Jimmy, le persone che hai intorno adesso non la pensano così. Se tu sali sul palco solo per salire sul palco, ti stai buttando via. La tua musica dovrebbe essere protesta. Giustissimo. La protesta è finita. Oggi la gente vuole le soluzioni. D'accordo. Se credi che stare sul palco a fare i tuoi trucchetti sia la soluzione... Sono stufo di sentire parlare di trucchi. Il fatto è che il mondo non è altro che uno smisurato trucco. Le guerre, le bombe al napalm e tutta quella roba. Ci sono persone che si danno fuoco in televisione. Lo fanno davanti ai nostri occhi. Vedi, tutta questa violenza non è nel mio credo. E qual è il tuo credo? Stare immobile senza far niente. Dovrei essere come te, dovrei fare tutto quello che fai tu. Dovrei dire stronzate e fumare erba? Ok, l'erba è buona, ma le stronzate di cui stai parlando? Vuoi davvero cambiare le cose? Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, allora le cose cambieranno.